amici che risiedono al canale Opus 6 con 7, ben ritrovati dal truffaldino Car for Sale. Ragazzi, aggiornamento dell'ultima settimana, hanno aggiunto, ragazzi, le gare. Quindi noi con le nostre automobili le possiamo sia modificare, ovviamente, le possiamo anche utilizzare per gareggiare e per fare altri soldini. Quindi ragazzi, come vedete, questo gioco, che ancora, ripeto, è in accesso anticipato, continua ad aggiungere roba molto interessante e sta diventando un simulatore, direi, a tutti gli effetti ad hoc. Se non fosse, ovviamente, che la grafica fa ancora leggermente cagare. C'è un'altra cosa che noi non abbiamo sfruttato ancora, ovvero lo sfasciacarrozze, ragazzi, dove possiamo acquistare pezzi, ok? Senza contare che possiamo anche, ragazzi, assumere gente che faccia le pulizie per noi. Noi non abbiamo girato più di tanto, quindi io non so cosa dallo sfasciacarrozze noi possiamo fare, perché mi era stato detto, abbiamo un punto intattabilità che ora andiamo subito a sbloccare, mi è stato detto che possiamo acquisire pezzi da qualche parte. Ora non ho idea ancora di dove. Vediamo un attimino cos'è che intanto possiamo sbloccare. Allora, questo di sciacquare la macchina, pulire la macchina usando l'aria, non è che mi ispiri così tanto. Inizia la contrattazione, ce l'abbiamo fatto. Migliore affare: puoi acquistare un'auto a un prezzo inferiore o vendere un'auto a un prezzo più alto. Questo, per esempio, sarebbe fantastico. Mostra i dettagli, puoi vedere le parti di un'auto danneggiate e i dettagli dell'aiutante. Io, al momento, visto e considerato che dobbiamo fare soldi, andrei su questo migliore affare, perché a noi ci interessa contrattare, vendere e svendere meglio. Allora, vediamo qui. Allora, c'è uno scasciabanco da quella parte, questo qua, su cui secondo me ci si potrebbe fare qualcosa. Signora, intanto guardate qua, è un po' ammaccatella, e si vede già da qua subito che è ammaccata, quindi c'è da lavorarci. Signora, lei? Allora, parliamo, vediamo un attimino nel punto abilità se ci funziona. Qui 2431 euro. Io non ho purtroppo la possibilità di vedere nulla. Anche perché guardo la macchina, sì, ma guardandola così... Ciao, fra! Cazzo, sì! Io lo potrei anche acquistare. Facciamo un affarino. La mia offerta, sei un avvocato dell'apprendista. Allora, la mia offerta è di 1850. Prendo un minuto, ho considerato, ma non posso accettarla. 2000, perché mi pare un po' troppo, ragazzi, 431 in meno. Magari fai 2100, andiamo sul sicuro? Sto pensando. Sfortunatamente non sono molto flessibile sul prezzo, e allora se non sei flessibile sul prezzo hai perso un affare. Ecco, qua vedete c'è un danno, quindi questa va riparata, e secondo me... Ora parliamo, però mi devi fare un prezzo... Come stai, fratello? Che cazzo di... 1791 è praticamente a gratis. Io, se te la... me la dai a 1500, abbiamo fatto l'affare. Non è un prezzo accettabile, ma se guasta! 1600 e non ne parliamo più. Non è soddisfacente. E allora basta, non la voglio. Vediamo da quest'altra parte qua. Io sono curioso, ripeto, di capire bene questa cosa del trovare e del prendere pezzi. Allora qua è molto danneggiata questa macchina. Questo sta sotto il cemento, benissimo. È ridotto molto male, amico mio. Ciao, 7600. No, ma no, ma non esiste. Io te ne do 5000 e me la dai pure. No. Ma non puoi accettarla, neanche io, fratello. Non ci siamo. Questa secondo me si può fare, vediamo. E questo va all'aria di un imprenditore, vediamo. Ciao, questo direttamente. Se la mia auto è il kit predefinito. Allora, guarda, se io ti do 6000... Eh? Ci fai? Un'offerta più alta. 6200. Hai già il kit predefinito. E che cazzo. Ok, tutti al pub! Vediamo se c'è qualcuno al mercato nero, per esempio, che ci vuole vendere qualcosa. Ecco, questo qua è il tizio dall'altra volta. Cellulare 1500 VIP. Fatto.
E un martello per fare che cosa? Che ci smonto prossimamente? Che ci smonto qua? Ora io per esempio c'ho il cellulare. Che ci fa? Ah, posso vedere tutte le varie. Anche la telecamera, le fotografie. Allora andiamo sul tavolo di Blacky Jack. Allora, me la voglio giocare. Punto tutto. Anzi no, andiamoci qua. Fatti qua. 5.000. 17. Sto. Disegno, m'ha fottuto. 9.000. Colpo. Sto. Che culo, vai. Finalmente 27.000 pippi. Allora, diminuiamo ancora. Vai. Distribuisci. Vai, 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 Blackjack. Grande. Sto. Hai perso. Grande, signori. 33.000 euro. Adesso possiamo andare a fare qualcosa di simpatico. Da questa parte che si fa? Niente, qua non si prende niente. Qua non si esce. Proviamo quest'altro tavolo. Proviamo quest'altro tavolo. Allora, vai. 5.000. Abbiamo 18. Sto. Minchia, abbiamo perso. Vabbè, basta, mi arrendo. Ma smettila. E tu? 8.203, già va bene. È che non mi fa fare l'affare, però l'acquisto. Me la prendo. Grande. Allora, ragazzi, c'è da lavorarci, ma si può fare qualcosa. L'ufficio è sporco, mo ci andiamo. Vai. Bella. Oh, levate! Ah! Mamma mia, come te la supera. Mamma mia! Bella così, guarda come ti vado a superare. Sono l'unico pazzo che fa ste cose. Mi prendi. Allora, ok, andiamola a riparare un attimino. Bello, ora ho trovato qualcosa. Scendi. Ora l'ho trovato qualcosa. Questo se può prendere. Raccogli la spazzatura. No, perché devo raccogliere? Ma perché è spazzatura questa? No, questa è una roba mia. Poi che cosa c'è? Che cos'è sta cosa? Non è spazzatura. Questi sono pezzi di ricambio. Non hai metal? Il due metal... Oh, ho guadagnato 40 pippine. Adesso ho capito. Quindi praticamente quando troviamo la roba a terra, dentro lo sfascia carrozze, la possiamo rivendere qua al tizio. Ok, bello. Ma sistemi? Mi sa tanto che c'è stato... Ripara. Allora, poi andiamo a dare una bella sgrillatina e andiamo a dare una bella pitturata, la potenziamo. Questa l'abbiamo presa a circa 8.000, io penso che 11-12.000 pippine la possiamo anche riuscire a vendere e cominciare a fare un po' di cose simpatiche. Stiamo cominciando ad entrare un attimino nel sistema di gioco, per esempio. Ma ci sono cose che possiamo rubargli a questi? No. Allora, mi devi sistemare kit da corsa, poi mi devi mettere kit di deriva, TCS, il turbo, NN, poi mi fai belle ruote di quelle underground. Mamma mia, guarda che ruote qua. Mamma mia, bellissime così. 1500, fatto. Sospensione, la abbassi ancora un po'. Bella così, la rendiamo da corsa. Colore. Allora, vediamo. L'auto. Bella così, mi piace, ragazzi. Guarda che bellina, mamma mia. Signori, qua scatta l'applauso. Placcata in oro quasi quasi. Guarda che bellezza. Le parti. No. Parti verniciature. No, va bene così. Lasciala stare così com'era. Mamma mia, ragazzi. Simpaticissimo. Signori, facciamogli una bella fotografia. Tablettino. Telecamera. Aspetta, fammi mettere così. Mamma mia.
Bella! Salvala. Ok. Gliene fai un'altra ancora più vicina. Aspetta, da questa parte qua, un po' più dritto. Bella. California Dreaming. Ok. E poi una così. Benissimo. 13.000 praticamente. Quindi ci fa meno a meno 20.000 euro. Anzi, fai 19. 9,99. Ok. 19.999. La chiamiamo. Aspetta, indietro. Questa che macchina è di suo? Vabbè. Turbo Race. Bella, falla così. Turbo Race. Tuning. Turbo Race Tuning. Punto. Una Ford. Ford. Vabbè, tanto chissene. Allora, è l'alba di un nuovo giorno. Mi accingo dunque ad aprire il nostro negozio per andare a vendere la nostra bella macchinina. Quindi oggi dovremmo a meno fare un affarone, me lo auguro. Quindi apriamo l'ufficio, ragazzi. Guardate qua, intanto ci hanno ricoperto da munnizza tutto. Ok. Va bene, apriti. Ok, l'ufficio è aperto, signori, potete venire. Venghino, signori, venghino. Dobbiamo pagare l'ufficio su 200... l'automobile 1175 e l'ufficio 222, quindi dobbiamo pagare 1175. Cazzarola. Vabbè, abbiamo pagato, grazie. Quindi questa cosa qua è una cosa in più. Poi ci possono anche dare soldi, però per il momento non abbiamo bisogno. Allora, dobbiamo andare a recuperare un po' di macchine. L'ufficio qua dice che è sporco. Aspetti un attimo, signore. Io qua devo raccogliere la spazzatura perché ieri qualcuno ha fatto qua i bagordi. Cosa ha visto il mio negozio? L'abbiamo fatto nuovo. Allora, prego, mi dica. 19.000. Di recente è installato tutte cose. Devi pensare a questo prezzo. No. Affare no. Ma non esiste proprio. Dobbiamo fare a meno 18.000. Anzi, fai 17.000. 17.999. Assolutamente. Ma no. Assolutamente no. Dietro. Non vendere. Ciao. Oh, ma che stiamo a scherzare, ragazzi? Ci ho speso l'ira di Dio. Mi sono fatto pure il negozio nuovo. State a scherzare. Allora, vieni qua. Dimmi tu, caro. La mia macchina ha pochissimi danni. La mia macchina non ha proprio danni. 14.000 non è un affare. Facciamo 16.999. Più di questo non posso fare. Stiamo andando sotto con i prezzi, Non c'è spazio, c'è spazio per negoziare ancora un po' il prezzo? 16.500. Non vado oltre. Oh, bella così. Allora, va bene, abbiamo venduto, però secondo me ci abbiamo praticamente guadagnato niente. Allora, se io vado a vedere un attimino... Senti, ma invece per assumere qualcuno? Eccolo qua. Assumiamo? Che ne pensate? Assumiamo questo baldo giovane? Baldo giovane, vuoi lavorare per 500 euro? Ok. Abbiamo preso qualcuno che ci pulisce, ci sistema, quindi non abbiamo più bisogno di raccogliere ammonnezza. Mo se ne potevo andare a fare un po' di spesa. No, questa neanche mi ci avvicino perché secondo me questa qua costa un sacco di soldi. Vediamo. Pure questa qua già ce l'abbiamo avuta. 9.400. Allora facciamo una cosa, te ne do 8.000. 8.000? No. 8.500? Non è soddisfacente. Che cazzo. Acquistare però trovo costa. Eppure sai com'è, non è un prezzo brutto questo. No? Secondo me si può anche prendere al prezzo. Dai. Quant'è? Avevi detto 9.400, ma secondo me si può fare. Sì, si può fare. L'albero! No, l'albero! Porca miseria, ogni volta premo il tasto sbagliato. No, abbiamo sbagliato. Non me l'ha segnato come danni? Ecco, ora sì. La stazione di servizio, non ci siamo mai andati. Vediamo cosa ci offre la stazione di servizio. Car wash.
Vabbè, car wash, facciamolo lavare, va. Vediamo che cosa ci porta sto car wash. Bello, ma lave sta macchina. Pannello di autolavaggio. La tua auto è così sporca. E io non ho visto niente. Ecco, vedo niente. Ah, ecco, vediamo. Wow. E ora brilla. Va bene così? Ok. Aggiungi carburante. Tutto. Thank you. Quindi abbiamo fatto anche il rifornimento, cosa che prima non l'avevamo fatto. Abbiamo sbloccato anche questa. Vabbè, ce ne possiamo andare. Vabbè, va, questa è in mezzo alle palle. Andiamo. Allora ragazzi, eccolo qua il nostro bel dipendente che ha fatto la sua bella giornata di lavoro. Bravo Caio, bravo, mi dico. Allora facciamo un paio di fotografie a sta macchinetta qua e la mettiamo subito in vendita. E allora, tablettino, fotografia alla grande. Ok, però viene un po' troppo, forse un po' più da lontano. Esatto, carico qui. Tac, bella. Ok. Allora, noi ci abbiamo speso 10.500, quindi magari a 13.000 pippi, anzi fai una cosa, 13.999 e la mettiamo in vendita. Non c'è bisogno che neanche gli mettiamo il nome, dai, alla fine va bene così. Rada Raz Station Wagon. Ciao bella, quanti siete? Ah, sono le sorelle Kessler. Allora, mia 13.900, va bene, te la do. Sì, sì. Ciao! Arrivederci. Allora andiamoci a prendere l'altra. Siamo arrivati a 26.666 pippini. Ma se non era la giocata a carte, ragazzi, e quest'ora eravamo poveri e pazzi. Senti, ma dallo sfascio, ecco, c'è un bello sterzo là sotto, un bel pezzo di metallo. Possiamo prendere altri 40 euro. Fate, fanno schifo. Attenzione, c'è anche altra roba qui. Raccogli. E la così. Metallo. Allora, vediamo un attimino. Aggiungiamogli il carburante, va bene. Car panel, va bene, qua è a posto. Vabbè, sporco il 47%, quindi non è necessario. Senti, accedi. Le luci. Ma le luci, io vorrei capire ancora sta differenza con sti colori. Io non li vedo sti colori. Quindi va bene, basta. Ok, andiamo. Facciamogli fare. Cambiamogli quantomeno il colore, dai. Madonna mia. Cazzo ho fatto. Ma dai! Ma che cacchio! La devo andare a far riparare un'altra volta. Sempre con questo bel metallizzato. Bel metallico così. Bello così, mi piace. Polacco. Poi l'auto. Questo bel colore così elettrico. È l'unica cosa che possiamo fare, purtroppo, raga. Bella. Facciamola da dietro. Facciamo così. Ok. Un pochettino più lontani. Bella. Si entra tutta. A posto. Va bene. Abbiamo speso in totale 4.300, quindi possiamo anche magari venderla 6.499. Ok, è mezzogiorno, signori, andiamo alla audition che è là sotto, ci andiamo a piedi, dai, che è aperto. Manco andare a pagare sti soldi. Tanto il biglietto ci costa, mi pare, qualche 300 euro solamente per partecipare. C'è un cliente in ufficio. E vabbè, aspetta. Prego, prego. Grazie. Ecco, guardate che macchine che ci stanno. Frederica ha fatto la 420.000 euro. Ma noi non potremmo mai partecipare. Ho troppi soldi che noi non abbiamo. A meno che non ci facciamo fare un prestito. E allora vediamo. Questa qua è una cagatella, dai! E io non posso offrire?
Gli ho offerto. Giangi! Sempre io. Ma non posso. 16.900. 17.500. Secondo me è troppo. 18.000. Oh, non gliene posso mettere più. Tacci vostri. 18.600. E che Kaiser. 19.100. Stiamo spendendo troppi soldi. Vabbè, basta, non la voglio vendere, non la voglio prendere più. Niente, appena vediamo che la linea si sta per riempire, facciamo un'offerta 9, che vuol dire che stanno mollando. Vai. Ho fatta io l'offerta, 20.500. Bella! Sa, siamo presa. Au! Andiamo, va. Me la date, per favore, la mia macchina? Grazie, grazie. Facciamogli anche una bella foto. Grazie, grazie. Me la posso prendere la macchina? Me la date la macchina? Me la posso prendere? Sono rimasti 4.000 euro. Ma questa qui non ci sarà neanche bisogno, ragazzi, di modificare. Madonna mia. Ma se volessimo gareggiare con questa macchina, non si può fare le famose gare? Signori, questa è una macchina nuova. E che cazzo. Pizzica. Allora qua bisogna fare. Io penso che qua un colpo così. Esatto, basta. Bella. Ok, e ora ci prendiamo pure questa. Guarda qua. Va bene, allora. Lei. Senta, io l'ho messa a 6.999. La macchina è perfetta. Le dà fastidio? Non vendere. Arrivederci, visto che le dà fastidio. Lei, sempre lo stesso di prima. Cos'è? Fratello gemello, ciao. 1900, pensaci bene. Quanto? Ma che cazzo state a dire? Levate, va. Andatevene, va. Sparite, una macchina così bella. Allora, andiamo a mettere anche questa in vendita a sto punto, ragazzi. 2 and 3. Bella così. Allora, guarda che bellezza. Guarda che bellezza. Mettila in vendita. Ok, e siamo a 2. Perfetto. Allora, signore, è venuto per farmi perdere tempo, signora? Non è che io posso mettermi a perdere tempo. 6.999. 6.000 gliela do. Signora, 6.000 su... No, no, ma sta scherzando. Signora, 4.000... Allora, facciamo 5... 4.999. Bibi. No. Non la voglio vendere. Arrivederci. Prego, lei? Signora... È una giornata che perdo tempo con questa macchina. 3.600 dollari non va bene. Allora facciamo 4.500. Ed è sua. Stiamo andando sotto di 2.400. Signori, no, 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 no. Arrivederci, grazie, arrivederci. Signore, lei mi sembra un intenditore. Che facciamo? La vendiamo questa macchina? 25.000, dai, è un bel prezzo, Pagherò lo stesso prezzo per questo. 25.000. Che ne dice 25? La cosa migliore di questa macchina è che è economica. Facciamo un affare. Te li voglio. Vai, 27.000. Sì, te lo riduco un poco. 26.500. Ti ho fottuto? Potremmo abbatterlo ancora un po'. Sì, 25.500. Dai. Ed è tua. Minchia, mi hai rotto i coglioni. Vendila, vendila. Vendila, va. Ok. Prego, lei. Ma prende pure questa, così chiudiamo su i 30.000 oggi. Allora, dai, che si è fatta pure una certa. 3.700, già ci siamo quasi. Allora, 4.000. Dai. Dai, ci siamo quasi. La sto svendendo sta macchina. E che Kaiser. Va bene, ragazzi. Chiudiamo con più di 33.000 e chiudiamo anche il nostro negozio per oggi, nonché il nostro video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere ovviamente la vostra. Un bel commentino, un bel like. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.